Tempo fa lessi il racconto di una scrittrice sudamericana che mi commosse perché scriveva di questa ragazza che si sposa il giorno dopo e allora nell'ultima notte, la sera precedente, si scioglie i capelli, si spoglia, corre fuori di casa e si dedica questa ultima notte insieme a tutta la natura. Grazie, davvero.